C'è uno chef che ti piace in Italia? Da morire, Cannavacciuolo, vorrei sposarlo. Andrea lo sa, siamo andati a mangiare da lui, ci ho provato spudoratamente. Perché lui può sfamarmi. E certo. Questa parte verrà tagliata fortissimo. Ciao a tutti, siamo i Pampers, benvenuti alla seconda puntata della Tavola Rotonda. 5 commensali d'eccezione. 5 menù diversi. 5 argomenti di dibattito. Ma scopriamo il secondo host. Benvenuti ragazzi alla mia di Tavola Rotonda, perché è... Rotonda. Infatti. Il menù oggi potrebbe darvi delle emozioni, perché è una contrapposizione tra quando cucini per te e quando cucini per gli altri. Io non ho voglia di mangiare quello che di solito cucino, onestamente. Tu sai cosa si cucina. Tu che la conosci mi fido. Però in realtà io vi stupirò. Vedremo. Vi farò aiutare, okay. Abbiamo una chef straordinaria, Dalia. Ciao Dalia. Ciao, esatto. E lei... Se cucina come Amica, siamo una botta di ferro. Va bene, ci vediamo tra poco. A tra poco, ciao, buon ciao. Lavoro, ciao. Oh Dalia. Ma che bello sono petto. Grazie, lo so. Però mi hanno già rotto le balle di là, te lo dico. Perché quello che fai per te, allora mangiatelo tu. Comunque il per me non è così basic, è comunque sono d'accordo, divertente. Ma non lo sanno, no? Non lo sanno, adesso ci stupiamo. Io in realtà, sì. Io l'ho già fatto, io ti ho già fatto il sugo, beh, quello l'ho fatto, no. Lei è una professionista. Oh, no. Cioè io quando cucino per me non uso mai il tavolo della sala dove mangio generalmente. Questo. Tavolino sì, davanti alla TV. Senz'altro. O divano diretto. Io a volte rischio però. Valuto asciutto a una roba che è molto brodosa. E quindi perché rischi. Me la rischio. Dico, vabbè, non è abbastanza brodosa per cui serve un tavolo. Poi al settimo divano ho deciso che... Però aspetta, facciamo passare. Quindi cioè, voi cucinate per voi stessi? Sì. Capita? No. Rarissimamente. Però possiamo dire che non tutti quelli che cucinano per gli altri cucinano per se stessi, ma quelli che cucinano per se stessi non cucinano per gli altri. Ora, voi avete capito quello che ho detto? Perché no, non l'ho capita. Credo sia un antico proverbio cinese. E l'hai detto in lingua originale. C'è uno chef che ti piace in Italia? Da morire, Cannavacciuolo, vorrei sposarlo, Andrea lo sa. Siamo andati a mangiare da lui, ci ho provato spudoratamente. Perché lui può sfamarmi. E certo. E sfamarmi. Già, questa parte verrà tagliata fortissimo. Uno psicologo cosa direbbe? Che visto che cucinare è un gesto d'amore, vuol dire che non ti ami abbastanza. Sono d'accordo. Non è che devi per forza fare una roba cottura 3 ore e mezza, però anche in semplicità è come una piccola routine. È come vestirsi male. Come... Infatti io di solito mi vesto per gli altri. Come si dice polpetta in portoghese? Lo pupere. Beh, lo pupere. Sì, sì, sì. I gradi per la friggitura sono? Tra 150 e 180. Molto preparata. Vede? Molto. Vede? Ci diamo anche del lei allora. Ci adesso però, No, io da quando ho scoperto che cucinavo male per me mi sono trovato un altro. Ah, un altro che cucina per te? Io ho trovato un altro me stesso che cucina per me perché quell'altro non mi amava abbastanza. Tu allora di cena vai a letto e lasci che l'altro si faccia quello che deve. Beatrice, quando cucini per te di solito perdi mezz'ora a chiacchierare o cucini? Ti giuro. Hanno paura? Ti giuro. Sale la competizione. Tieniti qua. Questo per adesso. Allora non è contemplato che io mangi pezzi di cose mentre noi siamo qui. Cioè se io faccio questo è profondamente scorretto. Flingue. È importante assaggiare le noci perché altro non si che? Sa mai che non, no? Che non siano noci. Esatto. Tu le vuoi sminuzzare un pochino quelle lì? Sì. Non in bocca, dico. Così sminuzzo le noci che in portoghese si dicono... Perfetto, adesso invece... Un tirchio può cucinare per gli altri. Sì, ma con poco sale. Cioè, ho un amico che ci invita a cena e ci dà 50 euro a testa, quindi prendi quello che vuoi. Ci manca la cosa più importante. Le tigelle! Che vanno scaldate. La so, un minuto per lato. Prendo la padella per scaldarle. Con questo, sì. Infatti. 14 fette di speck portano sfiga? Assolutamente sì. E 13? Peggio ancora. Beh, mi sembra che abbiamo tutto. Donne, servire, tavola. Bisogna fare attenzione che questa è ancora calda. La solita simpatia. Beh, allora, Beatrice, hai già spiegato? Questi sono già tutti e due menù? Vuoi spiegarlo tu? Che benissimo. No, perché? No, per il per te ho pensato... A speck e grissino. Taci. Quindi una tigella con una crema di zola aromatizzata alle erbe e uno speck con sopra le noci. Quindi tu quando sei da sola a casa aromatizzi alle erbe una salsa di zola. Lo speck... E non va rotto. Come? Non va rotto. Sono 7 anni di sfiga. Sono 7 anni di sfiga. E questo. L'ha capito. Questa cosa mi preoccupa, La bionda sono io, Mentre cucina per gli altri, invece, pensa di fare delle cose un attimino più elaborate, tipo un sugo come fosse stracotto per ore la domenica per il pranzo.
con delle polpette fritte e una ricotta salata stagionata grattugiata da mettere. Che sopra. Bello! Va bene, grazie. Buon inizio. Grazie, grazie, grazie mille. Vero. Grazie. Questa roba che quando io sono fuori di casa, tu aromatizzi le erbe. Vendi una tigella, grazie, non lo volentieri. Starà a sentire. Una tigella? Grazie. No, perché è capace che ti è capace. Ma infatti sono d'accordo. Senti, questo sugo ha un profumo, sì. Cavolo, il gusto invece niente. No, no. Cotto a bassa temperatura, a 1 grado, no. Per 2 mesi. No. Senti, che erba hai usato? Peperosa. Che è un'erba, no? Stai zitto, è un mix. Dania, un mix. Ma mi bullizzano. Una lettiga. Aspetta di specchio. Non so se... è uno specchio. Si riflette il prosciutto. Perché hai riso prima allora? No, stavo ripetendo. Beatrice, sono tanti anni non si capacitava del fatto non che... Parla a me, non parla. No, loro li intorti, a me non mi intorti. Forse non ho capito. Piatto che cucinate quando invitate qualcuno a casa? La guancia di vitello con il purè. Però cotta lenta. 4 ore, sì. Cosa fanno i tuoi amici nel frattempo? Voto della cucina per me. Misani, anche tu per come me. Come si fa a essere in disaccordo con Ale? Ti posso dire, sono d'accordo, pure io. Io voto il mangiare per me e anche nel cibo, nel menù di oggi, mangiare per me. Peck vince. Dobbiamo dire che il cucinare per te per forza più sincero. Perché non c'è la performance. Non puoi mentire a te stesso. Certo. Però mangi anche le cose cattivissime. Cioè tu fai un risotto, non ti viene bene, dici vabbè lo butto, te lo mangi. No, lo mangi. Invece se tu fai un risotto cattivo e lo stavano mangiando gli altri, lo rifai. Certo. Però l'ultima volta non l'hai rifatto. Dalia, tu lo fai di mestiere, cucini per gli altri, quindi per te come ti comporti poi? Diversamente, perché io quando cucino per gli altri in realtà sono molto concentrata su quello che deve essere fatto. Ovviamente non applico la stessa rigidità per quello che mangio io. E spesso in realtà quello che cucino non ho più voglia di mangiare. Ma questo credo che capiti un po' a tutti. Sì, è vero. La morale è che è perfetto andare a mangiare da Beatrice senza dirglielo però. Quando lei è convinta che sta cucinando per sé. Ciao, stai cenando? Sì. Andiamo. Bene, anche questa puntata giunge al termine. Intanto ringrazio i miei commensali meravigliosi che mi hanno accompagnato e aiutato in questa avventura, ma soprattutto la mia Dalia amica chef. Brava Dalia, grazie che ci salvi tutti i piatti. Brava. Grazie. Grazie mille, ci vediamo nella nostra prossima puntata con questa fantastica tavola rotonda. Mamma mia.